Bella a tutti i ragazzi, sono Davide Rossi, bentornati in questo nuovissimo episodio di Golden Sun 3. Ora ragazzi, eccoci qui nella mappa del mondo. Siamo appena usciti da Ayataio, non mi ricordavo più il nome. Dobbiamo dirigerci verso Ayataio. Occhio perché qui, ok, dei Dijin, va bene, che stanno recuperando dei Dijin. E qui vedo che Karis non è nella sua forma migliore, vabbè, poco male. Adesso sì, dobbiamo tornare un attimo indietro per di qua. Comunque ci sono i cartelli qua, meno male, quindi ci possono aiutare. Allora, ah no, aspetta, ho detto una vaccata. Siamo appena tornati da Ayataio. Dobbiamo andare a Kaocho. Dobbiamo ritornare a Kaocho. Perché adesso mi sa che dobbiamo rientrare dentro al labirinto. Che adesso mi sfugge il nome, per poter prendere questa dannata maschera di Sol, per poter, ok, che per poter effettivamente accendere la forgia di fuoco, insomma lì la forgia di fuoco, perché altrimenti non si accende. Ma è qui che dobbiamo andare? Dovrebbe essere di qua. Dovrebbe essere sì. Ora attenzione, siamo arrivati a Kaocho. È così strano essere all'ingresso della città nemica di Ayataio. Eh già, fa un po' strano. L'entrata dell'Uroboro, ecco che ci ha detto qual è il nome del labirinto, non è nel palazzo, ma in qualche caverna ai suoi lati. Possiamo tornare dopo in città. Ora la nostra priorità è trovare quell'ingresso. Quindi, però un attimo, ora già che ci siamo qui, allora abbiamo un Dijin lì. Ora io spero che ci sia. Aspetta, possiamo usare visione con lui. No, però qui non mi dice niente. Visione è una figata assurda. Vabbè, prima di tutto ragazzi, oltre che essere utile, cioè e essere una figata, è estremamente utile, perché come dice lì dal titolo, dove una visione di come procedere, quindi proprio ti dà un consiglio effettivo, tipo come fare, cioè come fare per andare avanti, quindi estremamente utile. Ok, abbiamo qui, ne abbiamo due adepti di Mercurio adesso nella nostra squadra. Scusa, ma se facciamo tipo, ma questo masso si può togliere in qualche modo? Però qua, ma sono troppo stanco per fare qualsiasi cosa, eccetto guardare i pesci. Ah, ecco, vedi che c'è qualcosa da fare qua. Sono certo che le mie abilità potrebbero essere d'aiuto. E ci dà un consiglio, anzi un suggerimento anche bello bello grande. Visione, e vediamo che cosa dice. Che roba è? Non capisco che roba sia. Sì, grazie. Ora, io non ho capito se è tipo una psenergia di qualche tipo. Offerta, che cacchio. Allora, rivediamo. È una roba che... Ma che roba è? Non riesco a capire che roba sia.
che è una roba da mangiare? Non ho capito. Nell'inventario non credo di avere qua qualcosa. Aspetta, ma è questo? Il gnocco ripieno? Aspetta, butta. No. Proviamo a dare questo gnocco a lui. Allora, dovrebbe essere lì il gnocco, ma come faccio a darglielo? Questa è bella. Se in effetti vedi la figura è molto simile allo gnocco, quindi lui teoricamente vuole lo gnocco. Facciamo una cosa, perché non ne sono sicuro se funziona così. Comunque adesso faccio un save state tipo qua e provo ad usare il gnocco. Ah no, infatti. Ma se lo butto? No. Sì, proviamo tanto. No, ok, non è niente. Ok, rimediamo. Ok, avendo ricaricato tutto, lui dovrebbe averlo. Ok, ne ha uno. Non lo so. Ok, il gnocco ripieno, ok. Poi abbiamo quest'altro Dijin, che sinceramente come cacchio faccio a prenderlo adesso qui? Vabbè, riutilizziamo Visione per vedere se c'è qualcosa da fare. Ok, qui serve. Che è morsa? No, aridità. Porca miseria. Facciamolo. Ok. No, ma qui è per uscire, non è per entrare. Secondo me serve una psenergia che al momento non abbiamo. Quanto ci scommetti? Benvenuto nel nostro ristorante. Aspetta. Prima ho detto una stronzata. Lui vorrebbe questo. Dammelo uno. È dalla Zhao. Uno basta, sì, uno basta. È questo quello che vuole lui, è questo. Lì reso ripieno. No, dove cacchio sto andando? Ehi. Sniffinesni, eccolo. Mi sembra di sentire l'odore di un ravolo di Sinoe. Io ne vado fatto, sono buonissimi e mi riempiono di energia. È certo che glielo do, no? Vi meritate la giusta ricompensa per questo buco indifficile. Vi lascio il mio punto di osservazione per i pesci. Addio. Ah, finalmente. Ora c'è un piccolo dubbio. Questo Dijin Marte, non so se si incazza se gli andiamo a parlargli. Quindi faccio un altro save state. Così. No, infatti no, non si incazza, ok. Però sempre salvare per sicurezza. Dijin Marte Geyser. Sì, è Geyser, sì. Ma sempre sono di me, ma che cacchio è?
Geyser, questo spirito della fusione è stato trovato a caos, il suo attacco incenerisce incandescente è in grado di sciogliere le difese dei nemici. Sì, lo so, io ho un potere strano, lo so, che praticamente è quello di riuscire a leggere delle parole che neanche esistono. Lo so, è questo potere che ciò dava sempre, possiamo dire. Ma ci sarà un modo per... Ma qua è tutto chiuso. Ok, qua proprio non c'è niente. Niente di particolare, dici? Lì però c'è qualcosa, una foglia. Foglia di menta. Qui dentro, niente. Qui, un'ottima fattura. Così, e basta. Ok. Però vediamo se qua c'è qualcos'altro. Tipo se possiamo scendere qualcosa. Questo mobile. Questo vaso è vuoto. No, devi vedere questo. L'imperatore Wu ha lasciato il palazzo e se n'è andato a Couch in gran segreto. Ma io so perché. Volete sapere? Volete saperlo anche voi? Se me lo vuoi dire. Sta cercando il modo per poter affrontare il suo rivale, l'imperatore Ucar di Sinnoh. Il fratello dell'imperatore, Quan, è morto pochi anni fa, lasciando due figli nel Morgal. Ok, Quan chi è? Quan, questo membro della famiglia reale di Sinnoh, venne ucciso nella battaglia in cui il Morgal riuscì ad ottenere la propria indipendenza. L'imperatore Wu vuole trovare quei ragazzi e usarli come ostaggi per costringere l'imperatore Ucar a seguire i loro ordini. Una donna misteriosa lo ha aiutato ad architettare questo piano e poi se n'è andata senza lasciare traccia. Ok, non so perché, ma mi fa molta trama di Golden Sun 2. Del maiale in acro dolce che emana un delizioso profumo di ananas. Sembra davvero una prelibatezza. Vabbè, la stessa cosa. Aspetta, ma questa tizia non c'era prima. Trovate mio nipote e consegnate il mio pacchetto. Ah, è vero che c'è anche... abbiamo ancora il pacchetto lì da consegnare. Ok, io devo ancora capire come riuscire ad arrivare. Che cazzo di giro stiamo facendo? Non lo so. Ma qui si esce. In effetti è tipo un giro un po' così. Vabbè, andiamo a l'Uroboro allora. Allora la strada dovrebbe essere qui. Ok, dovrebbe essere questa l'entrata. Dovrebbe essere questa. E infatti l'aspetto di questo posto mi ricorda molto quello del tempio di Bahrain. Guarda, non è farmi pensare, guarda. L'ingresso dell'Ouroboros deve essere qui vicino. Forse se usassi il potere della visione. Che roba è? Ma che è, un fucile? Non lo so, ci sono delle palline lì che non si capisce che cosa sono. Grazie al cazzo, ma che cosa significava quel simbolo? Ah, già che ci siamo. Dai. C'è qualcosa con un masso, così. Utilizziamo la visione. Aspetta, sembrerebbe un flauto. Mi stai dicendo che devo utilizzare il flauto? Fammi vedere. Chi è che c'ha il flauto? Potrebbe essere il flauto, eh. Vai.
porca boia. Uroboro. Eccoci qua, ragazzi. L'Uroboro. Da quanto tempo? Da quanto tempo? Va bene. Penso che tutti stavate aspettando questo momento, vero? Aspetta, ma quella è la maschera di Sol? Potrebbe essere. No, ma è troppo grande, però. Però tipo come aspetto punto potrebbe essere lei. Ok. Ok, no, ci sono troppe vie. Entriamo per di qua, cosa che vuoi che ti dica? E il morto vivente, vabbè. Dai. Cioè, ma veramente se vi fate sconfiggere da uno zombie, veramente vi dovete sotterrare dalla vergogna. Va, va. Oh. Sì, ma vacca miseria, è uno zombie, cioè. Ok, qui è chiuso. Perché probabilmente è qui dove si esce praticamente. Sì, perché lì c'è una specie di ascensore. Qui si esce, è grande. E ci sono dei serpenti lì come statua. Ok. A questo punto l'unico ingresso è questo qua. E infatti. No, qua dobbiamo. Ci sono le statue da muovere qua. Perfetto. Ok, e ora? Ciao. Dammi un consiglio. Turbine. Vai col turbine. Ok. Veloce. Allora, è qua. Spostamento. Non è qua. Dovrebbe essere. Sì, se ne è fatto qua perché c'è. C'è. Lì è l'ingresso, praticamente si vede. Ah, vabbè. No, non è per di qua. Allora, un attimo che devo riflettere. Allora, qui devo farlo per forza, perché qua. Aspetta. Non si va da nessuna parte qua perché, infatti, guarda. Dobbiamo andare nell'ultimo. Porca puttana, ci casco sempre. Vabbè, qua non c'è niente, quindi facciamo anche senza occhio al buco, perché qua se cadiamo dopo. Chissà dopo quanto tempo, tipo, possiamo ritornare qua, quindi meglio non farlo perché altrimenti inizio a bestemmiare. E dopo mi tocca censurare il video. Che roba è? Armatura di Ixion. Sembra interessante. Cioè, sembra potente. Allora, la diamo. A lui. Allora, gli scendono i pipì? Ai 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 ai. Non è un.
non è una bella cosa allora. Vabbè. Okay, a questo punto dobbiamo per forza scendere, non è c'è un'altra strada. Aspetta, porca puttana! Se io mi diverto adesso con la lingua di questo serpente, va. Starai qua per giorni interi solo per andare avanti e indietro così. Vabbè, se io mi diverto con il popolo, ragazzi, vediamo, c'è questa stele, vediamo che cosa dice. I serpenti che agitano le lingue biforcuti espongono il loro punto debole, un odio per le fiamme. Ok, ci ha detto tutto. Terry, scatenati. Ah, proprio, ma rimane con nella bocca aperta così? Ok. Ti piacerebbe? Che è una salamandra quella? Abbiamo una ipercrescita così a caso. Proviamo a farla addormentare, perché mi sa che fa anche abbastanza male. A lei va quante robe. Uragano di sabbia, vediamo. Ma sì, così. Vai, Caris. Grande. E si è addormentata. Ok, uragano di sabbia. Però attacchiamo. Vai, attaccate, su, forza. Grande drago. Mimante. Ah, è vero che c'erano anche negli altri capitoli. Fiore. Fai così. No, tu fai normale. Restituisce pipì. Ok. Se intanto ci curiamo un attimo. Aia. Che miseria. Assalto critico. Però è bello potente, eh? Barriera protettiva.
Ok. Vediamo. Se lo so che non funziona. Aia, qui Karis rischia di brutto. Oh, finalmente Terry, fai qualcosa di utile. Grande drago livello 17. Persecuzione. Ok. Allora, un attimo, che pensi che c'è bisogno di... Ok. E poi un'altra cosa. Questo Dijin qua se ne va dal suo padrone. Ok. Aspetta, quindi vuol dire che ci sono altri tre personaggi da sbloccare? Quindi in totale siamo in 8. Però... Aspetta, mi stai dicendo che... Aspetta, 1. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allora, quindi mi stai dicendo che ci sono 8 Dijin per personaggio, se non 9. Facciamo finta che ce ne sono 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 64 Dijin? Tu mi stai dicendo che devo raccogliere 64 Dijin? No, dimmi che stai scherzando, ma anche brutalmente scherzando. Che ca... Ma cosa vuoi? 64 Dijin? No, ma io mi sparo. Io mi sparo. 64 Dijin. Ma siamo pazzi. Vabbè. Comunque, ragazzi, stiamo andando un pochino per le lunghe. Ho visto, quindi ci fermiamo qui. Nel prossimo episodio andremo avanti nell'Ouroboro per trovare questa maledetta maschera che ci sta passando per gli incubi, per trovare una maschera tipo di 1000 anni fa, una maschera antica. Un casino dobbiamo fare. Vabbè. Ma ragazzi, direi che per questo episodio di Golden Sun 3 è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi se volete venire aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi. Mettere un bel pollice in su se è piaciuto l'episodio, mi raccomando di dire la vostra nei commenti. E noi ci risentiamo con un prossimo episodio di Golden Sun, l'alba oscura. Bella!